Cari amici appassionati di orologi, bentornati per questa nuova video recensione. Vi piacciono i negroni? Parlo dei cocktail italiani noti in tutto il mondo, fatti con vermouth, gin e campari, che devo dirvi la verità, a me non piacciono tantissimo, ma quello che mi piace molto è come Autowerder, il marchio italiano ormai noto da oltre 10 anni in tutto il mondo, ha declinato questo cocktail che ormai è per noi un po' come la nostra bandiera nazionale, riconosciuto in tutto il mondo, nell'ultima versione del suo shaker GMT, un orologio che già l'anno scorso ha dato tanta soddisfazione al marchio. Ricorderete la recensione dell'After Eight, che ormai out of stock e che era il mio preferito, non che l'Irish Coffee fosse da meno, e che adesso ha lanciato questo nuovo modello. Per analizzarlo e recensirlo ho scelto il posto più adatto, e cioè quello che secondo me è il locale a Cagliari con il miglior rapporto qualità-prezzo proprio per i cocktail, ma non solo. E allora entriamo. Ciao ragazzi. Ciao Pietro. Come va Marta? Bene, tutto bene? Ciao Anto, in forma? Bene. A me il Negroni proprio non piace, fatemelo che mi possa piacere. Ma certo, noi abbiamo un Negroni speciale. La confezione è molto particolare ed è quella che dà il nome alla serie di orologi ispirati ai nostri amati cocktail shaker, appunto uno shaker che all'occorrenza, come potete vedere in questo video, può essere utilizzato anche per fare dei veri e propri cocktail. All'interno troviamo l'orologio ben protetto insieme al manuale di garanzia. Un segnatempo l'Out of Order Negroni, che ricalca le caratteristiche della fortunata serie shaker, a partire dal diametro da 40 mm per un lug to lug da 48 mm, un passo del bracciale, in questo caso upgrade rispetto alla versione precedente che aveva uno splendido cinturino, e poi abbiamo uno spessore di poco più di 13 mm in grado di garantire a questo orologio, insieme alla corona vite, 300 metri di resistenza all'impermeabilità marina, realizzando quindi un orologio che effettivamente è divertente, ma è anche capace di affrontare le sfide di un viaggio estivo, snorkeling, e di un orologio che comunque ha la funzione GMT, che quindi vi potrà accompagnare in giro per il mondo, anche grazie a una ghiera 60 scatti bidirezionale, che metterà quindi d'accordo sia chi vorrà utilizzare la ghiera per lo snorkeling piuttosto che per immersioni amatoriali, e chi invece vorrà utilizzarla come GMT puro per il secondo fuso. La ghiera ha un inserto bombato con trattamento zaffiro e con indici retroilluminati con abbondante superluminova. Abbondante superluminova anche nelle sfere e nell'indice del quadrante. Abbiamo poi un vetro bombato, anche questo con trattamento zaffiro, che protegge il quadrante. Un quadrante come negli altri shaker, anche se cambia il colore, con doppia finitura, e cioè la finitura a gocce, se così la possiamo chiamare, che riprende il ghiaccio dei bicchieri dei cocktail nella parte superiore, e una finitura degradé nella parte inferiore. Dei colori che, oltre al Negroni, a me ricordano i nostri bellissimi tramonti. Gli indici sono applicati ogni 5 minuti a pallettone e a bastone, tranne ore 12 che troviamo un rombo, mentre gli indici della minuteria sono stampati, così come anche le scritte nel quadrante. A ore 3 abbiamo il disco data nero con scritte bianche. La corona si svita e si riavvita in maniera molto sicura al primo scatto. Abbiamo la possibilità di modificare la data e di modificare il fuso, mentre al secondo scatto regoleremo tranquillamente l'ora, incluso l'hacking dei secondi. Il tutto garantito da un affidabile Seiko NH34. Chiudendo la corona e voltando l'orologio abbiamo poi il fondello, che oltre alle specifiche tecniche riporta anche un cocktail circondato da fette di limone o di arancia, a seconda della vostra fantasia. Il bracciale si sposa molto bene nella cassa con delle maglie con pin a pressione, una chiusura
deployante con 4 microregolazioni e sistema di sicurezza, anche se non sono presenti tasti. L'orologio al mio polso da 17 cm si sposa molto bene, soprattutto per via delle dimensioni compatte, quindi lug to lug da 48 mm e diametro da 40 mm fanno la differenza. Ma andiamo alle conclusioni. Ragazzi, grazie dell'ospitalità. Grazie a te Pier, come sempre. Certo che vedermi fare una recensione vi deve aver annoiato non poco. No, non sono mai noioso a mettere recensioni. Ecco, questo, quanto ti devo per questa roba qua? Vabbè, ci pensiamo dopo. Qui aggiustiamo i punti. Voi state iniziando a conoscere il mondo dell'orologeria conoscendo me. Esatto. Però devo dire che questo è il primo cocktail watch, se così lo vogliamo chiamare, pur essendo un orologio assolutamente di qualità, che esiste probabilmente, almeno che io conosco. Cosa ne pensate? Allora, ci ha attirato tantissimo una particolarità il sopra, che sono quelle bollicine, poi anche il colore, che sembra veramente come un tramonto. Allora, il bracciale, così come tutto l'orologio, vedete che ci sono due finiture diverse. La finitura, quella più classica, in realtà è una novità, nel senso che Auto Border è diventata famosa per questo particolare invecchiamento che loro realizzano in maniera manuale sugli orologi, sull'acciaio 316L, e che crea questo effetto che sembra quasi che l'orologio sia danneggiato. In realtà è un trattamento superficiale voluto. Ma è quello che lo rende diverso, però. Sì, a me inizialmente creava molta diffidenza, poi quando li ho visti dal vivo ho pensato, è molto affascinante, anche se io ho visto le precedenti versioni con cinturino in pelle, dei cinturini in pelle scamosciata molto particolari e tra l'altro idrorepellenti, che secondo me stanno ancora meglio su questo orologio e questa cassa del bracciale. Ma io direi che è arrivato il momento di fare un brindisi. Salute a noi, alla vostra salute, pazienza, a Fain e ad Auto Border. Grazie ragazzi. Grazie a te.